Carlo ha incontrato un amico che ci racconterà la sua esperienza di viaggio vissuta a Dubai. Guardate. Oggi in compagnia di Luigi Popolizio, che ha dismesso gli abiti da chef, perché lui è un cuoco professionista, perché oggi mi deve raccontare questo viaggio che ha fatto qualche tempo fa a Dubai. Parliamo insomma del febbraio 2016, in cui ci siamo, diciamo, siamo partiti da Bari verso Roma e Roma verso Dubai per carpire un pochettino il fascino di questa città, insomma, che è tanto rinomato, insomma, nel mondo. Quindi, una volta arrivati a Dubai, cosa avete fatto? Abbiamo naturalmente, in primis, abbiamo visitato la città, insomma. Non si poteva che visitare il Jumeirah, no? Tutti quanti, l'albergo e il rion, chiamiamo così, il quartiere più importante adesso quasi del mondo, dove si incontra un pochettino di tutto lì, insomma. Dove c'è questo hotel fantastico a sì, questo hotel di vela, ci siamo anche stati all'interno, quindi posso dire che siamo stati all'albergo La Vela, la cosiddetta Vela di Dubai. E poi da lì vi siete spostati in fiera. Il nostro, diciamo, principale obiettivo, questo bride show, che è questa fiera del wedding, questa fiera della sposa, insomma. Abbiamo visto un po' quelle che sono le realtà medio orientali e sono rimasto affascinato da questo. Diversi stilisti di moda, di abiti da sposa nello specifico, di diverse etnie e nazionalità, e quindi ovviamente a quello che è la nostra cultura italiana abbiamo visto anche tutte le altre realtà mondiali, perché Dubai adesso è l'ombelico del mondo, il centro del mondo, insomma. Luigi, però noi ci fermiamo per un attimo, perché nella seconda parte cercheremo di capire che altro hai visto e cosa c'è di interessante a Dubai. A dopo. Continueremo a parlare dell'esperienza vissuta da Luigi Popolizio a Dubai e lo faremo nella seconda parte del programma. Ora però gustatevi un po' di sana e buona pubblicità. Ben ritrovati amici! Giancarlo, prima della pubblicità, ha incontrato Luigi Popolizio, che ci ha raccontato la sua esperienza vissuta a Dubai e continua con particolari molto interessanti. Welcome to Dubai. This is the land of opportunity. We're here to accompany Italian chef Luigi. Come and enjoy with us. Sempre in compagnia di Luigi Popolizio, dello chef Luigi Popolizio, vi stiamo raccontando un viaggio fantastico a Dubai. Loro sono partiti da Bari, sono arrivati a Dubai, hanno fatto il classico giro che farebbero tutti i turisti, poi sono andati in una fiera internazionale molto interessante e adesso raccontiamo. La mia professione mi ha portato, insomma, la curiosità a visitare questo grande mercato cosiddetto del pesce, poi barese, insomma. Quindi un vero e proprio souk. Sì, il souk fish, che è uno dei mercati più grandi al mondo dove si vende il pesce, insomma. Però Luigi, tu non eri da solo, perché eri in compagnia di amici, anzi salutiamo l'amico Andrea Veneziano, perché con lui so che vi siete anche divertiti in una cena. Sì, sì, serena. Perché poi abbiamo creato una collaborazione, diciamo, internazionale con un grosso, diciamo, ristorante del luogo, e quindi abbiamo portato un po' la nostra cultura barese all'interno di questo posto, creando e organizzando una cena per quasi 500 commensali, insomma. Abbiamo promosso le nostre specialità baresi, insomma.
pugliesi. E però poi diciamo che c'è la parte del divertimento, mettete in letto i bambini, no scherzo logicamente, perché avete unito l'utile al divertimento. Sì, come in tutte le cose, oltre al lavoro ci vuole un pochettino quell'attimo di svago che ci aiuta poi a produrre meglio, come si dice. E quindi che cosa è successo? Dove siete andati? Siamo stati in questo posto chiamato, insomma, sulla spiaggia, insomma, e dove abbiamo anche ballato, ci siamo divertiti un po' con la gente del posto, che poi gente più che del posto, internazionale, da tutto il mondo, insomma. Quindi è un viaggio che tu comunque consigli? Sicuramente, ripeto, Dubai è l'ombelico del mondo in questo momento, la terra delle opportunità a tutto a 360 gradi. E potrebbe essere anche un'opportunità interessante per l'imprenditore? Io credo proprio di sì, insomma, per gli imprenditori, per le nostre, diciamo, i nostri artigiani, le nostre maestranze. In questa fiera, quali erano gli imprenditori che esponevano? C'era poi un po' tutto quello che è il mondo del wedding, dal lo stilista degli abiti da sposa al contenitore per il matrimonio, la sala ricevimento. Ma questa fiera nasce con la volontà di incentivare il matrimonio a Dubai o dare la possibilità agli orientali di venire a sposarsi in Puglia, come d'altronde già accade? Beh, un po' tutto, insomma, quello che è l'encoming anche fondamentale. La Puglia già ha un suo, chiamiamolo, fatturato di encoming, però dai paesi nordici, quindi perché non estenderlo a quelli orientali che sono in forte crescita in questo momento, insomma. Va bene, assaggeremo al più presto i tuoi dolci, perché so che fai un'ottima pasticceria, anzi qualche tetta della Monaca senz'altro veremo a degustare. Sicuramente, Alla prossima, ciao! Grazie e alla prossima puntata!